Benvenuti a tutti il Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo la funzione correlazione all'interno dei fogli di calcolo. Allora, la funzione correlazione cos'è? È un indice, un coefficiente che rappresenta il rapporto fra due eventi o fra due serie storiche, cioè quale correlazione c'è fra due eventi. Allora, se la correlazione è molto positiva, vediamo che all'interno, per esempio, di un diagramma, di un grafico, i punti vengono allineati dal basso a sinistra all'alto a destra. Se invece c'è una correlazione negativa dall'alto a sinistra e in basso a destra, se non c'è correlazione, vedete, si disperdono in maniera, diciamo, casuale. Questa figura ci è stata fornita da Quaderno di Epidemiologia, che è un sito di Ezio Bottarelli che rilascia questi contenuti con la licenza Creative Commons. Allora, noi vediamo subito, tentiamo di osservare questo fenomeno all'interno di un foglio di calcolo. Noi utilizziamo come scusa la classifica marcatori della Serie A, ovvero quali giocatori hanno segnato di più. Ci sono queste serie storiche, le presenze e i rigori. Cioè, noi vogliamo vedere se c'è una correlazione maggiore fra il fatto che il giocatore sia più presente in campo o se il fatto che riceva più rigori. Cioè, quando è che un calciatore si colloca in cima alla classifica dei marcatori? Quando è molte volte in campo, quando riceve molti rigori? Allora, noi facciamo subito, è semplicissimo nei fogli di calcolo, se bisogna inserire il segno uguale, poi si scrive correlazione. Se facciamo invio, ce l'autocompila. Vedete che fra parentesi dobbiamo mettere la prima serie storica, punto e virgola, la seconda serie storica. Allora, la prima serie storica sono le presenze, in questo caso, poi facciamo punto e virgola sulla tastiera, la seconda serie storica sono i gol. E facciamo invio, abbiamo praticamente finito. Vediamo che c'è una correlazione fra le presenze e i gol di 0,1. Sembra una correlazione un pochino bassa perché il coefficiente di correlazione va da meno 1 a 1, cioè meno 1 una nulla correlazione a 1 a una correlazione positiva. Allora facciamo la stessa cosa per i rigori, vediamo la correlazione fra rigori e gol segnati, uguale cor e facciamo invio, ce l'autocompila, prima serie storica, seconda serie storica. La prima serie storica in questo caso sono i rigori e con il mouse premiamo, manteniamo premuto e trasciniamo. Punto e virgola, la seconda serie storica di riferimento sono sempre i gol. Premiamo il pulsante sinistro, manteniamo premuto e trasciniamo. Facciamo invio. Vedete che la correlazione sembra essere molto più alta. Che cosa significa? Da questo, utilizzando questa funzione, diciamo il giocatore si colloca in cima alla classifica dei marcatori se ha tanti rigori. Noi lo potevamo capire anche così al volo, questa è stata una scusa, perché vediamo che per esempio Dzeko, il giocatore della Roma, ha 21 presenze, cioè una presenza in più di Ciro Immobile, ma si colloca alla fine della classifica. Che cosa significa? Che non c'è questa correlazione fra il numero di presenze e il segnare tanti gol, c'è una correlazione molto più forte tra ricevere rigori e segnare tanti gol. Tant'è vero che Ciro Immobile, che è il primo della classifica, ha ricevuto 9 rigori ed è l'unico a aver ricevuto 9 rigori in cima alla classifica. Allora, tentiamo di vederlo se questo tipo di fenomeno si disperde esattamente come ci ha fatto vedere il professore all'interno di quel sito di epidemiologia. Allora, andiamo nel grafico, facciamo il grafico delle presenze. Vediamo se è vero che la correlazione fra presenze e gol è bassa. Noi invadiamo e selezioniamo le due praticamente colonne, andiamo nel tab Inserisci e facciamo grafico. Vediamo quale tipo di grafico, ovviamente non quello a colonna, barra, torta, area, ma facciamo quella a dispersione, perché questo è un grafico di dispersione. Facciamo successivo, poi vedete che indica che le serie di dati sono in colonne, ed è vero che è la prima riga che ha la didascalia, ed è vero, e facciamo successivo. Queste cose qua non ci interessano, continuiamo a fare successivo, il titolo non ci interessa, facciamo fine. Vedete che a tutti gli effetti un po' è vero, perché vedete che il rapporto fra presenze e gol dà un grafico in cui i puntini si disperdono in una maniera un pochino casuale. Allora andiamo a fare quello dei rigori, vediamo se è vero quello, clicchiamo e invadiamo e selezioniamo le due serie storiche, ancora una volta all'interno del tab Inserisci, facciamo grafico e poi vediamo. Sempre un grafico a dispersione, andiamo avanti. Le serie di dati sono in colonna, la prima riga di didascalia, successivo, successivo, fine. Vediamo che qui a tutti gli effetti c'è una disporzione che è un pochino più coerente, cioè dal basso a sinistra, vedete, all'alto a destra, vedete come fanno questi puntolini. Quindi noi se rivediamo la figura,
vediamo che effettivamente dal basso a sinistra al punto a destra c'è una maggior correlazione, quando invece sono tutti dispersi così c'è una minor correlazione, quello che funziona per esempio nel grafico delle presenze. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente utilizzato la funzione correlazione, che è semplicissimo, basta fare uguale correlazione, aperta parentesi, prima serie di dati, punto e virgola, seconda serie di dati, per verificare quale fosse la correlazione fra la quantità di gol, le presenze e i rigori. Poi qui abbiamo semplicemente messo, siamo andati in inizio, in questa freccia qua, e abbiamo messo semplicemente una formattazione condizionale per far vedere che vedete che la correlazione con i rigori è più alta della correlazione, diciamo, delle presenze, quindi diciamo è più blu perché è più alta, e poi tutto il resto, diciamo, è abbastanza semplice. Questa funzione può essere usata sia in LibreOffice Calc, ma anche evidentemente in Microsoft Excel, praticamente nella stessa maniera. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.